Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Siamo all'esterno della chiesa di Santo Stefano a Capriano di Briosco con il parroco Don Riccardo Castelli per ammirare il bellissimo presepe allestito ai piedi della grotta della Madonna di Lourdes. Un pensiero su questo presepe in questo anno particolare. Beh, innanzitutto ringrazio il gruppo dei presepisti che ha realizzato questo presepe all'esterno quest'anno e quindi ha permesso a molti di poterlo vedere al di là dell'averlo realizzato in un luogo chiuso dove diventava difficile poter accogliere per via del Covid proprio in un ambiente dove si rischiava assembramento la gente, invece così si è potuto e si può ammirare proprio all'esterno della nostra chiesa parrocchiale qui dove c'è la grotta della Madonna di Lourdes. E l'idea di questo presepe è quello un po' di immedesimarsi nella comunità che lo ha realizzato e quindi anche nel dare un senso di unione, di vicinanza gli uni con gli altri, soprattutto rappresentata dalla chiesa parrocchiale con le campane che suonano, la porta che si apre per raccogliere i fedeli e soprattutto proprio per stringerci attorno al bambino Gesù, che è il senso più profondo della comunione tra i cristiani. È Lui, è Cristo che rende possibile la comunione tra di noi. Allora il messaggio un po' che vorrei lanciare da questo presepe è proprio il fatto che siamo invitati a realizzare, come dice il presepe, mangiatoia, a cibarci di Gesù che viene a incarnarsi continuamente nell'Eucaristia per poter riuscire a fare, nonostante le nostre divisioni, le nostre personalità diverse, una comunione di cuori e di vita. E quindi è un messaggio grande anche per la nostra comunità parrocchiale di Capriano di Briosco, ma che si allarga a tutta la comunità pastorale San Vittore, che comprende Briosco, Capriano, Fornaci, Naresso e Fornacetta, ma è un messaggio che vale per tutti. Quindi andare al presepe di Gesù, alla sua mangiatoia, significa andare all'Eucaristia, cibarci di Lui per poter poi vivere la comunione che Lui ci suggerisce. E così queste campane che suonano ci aiutano proprio anche a dire, nonostante questo momento difficile, facciamo festa. E quindi siamo in festa perché Gesù immancabilmente nasce in mezzo a noi, nasce in noi attraverso l'Eucaristia. Grazie di aver visitato anche questo presepe della nostra comunità pastorale, in modo particolare della comunità di Capriano. Dopo le belle parole del parroco Don Riccardo Castelli, lasciamo la parola a chi ha realizzato questo presepe. Con noi ci sono Augusto e Mirko. Quest'anno il presepe è rimasto in dubbio fino all'ultimo momento, poi la decisione di realizzarlo all'aperto. Mirko, vuoi raccontarci come si è arrivati a realizzare questa meraviglia? Sì, allora innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori di Televalestina e un ringraziamento a Daniele che anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, è venuto qui a farci l'onore di filmare il nostro presepe parrocchiale. Come diceva prima il Don, la prima volta che realizziamo il presepe all'aperto, all'interno della grotta della Madonna di Lourdes, perché purtroppo con le restrizioni legate alla pandemia e al Covid non c'è stato possibile poterlo fare all'interno della chiesa e nemmeno all'interno dell'oratorio, perché se vi ricordate bene lo scorso anno, a causa del crollo dell'affresco di Santo Stefano all'interno della parrocchia, che fu chiusa, ci siamo spostati appunto in emergenza all'interno del salone dell'oratorio. L'idea quest'anno era quella di ritornare a realizzare il presepe in parrocchia, ma purtroppo appunto il Covid non ce l'ha permesso. Non nego che all'inizio eravamo un po' delusi e un po' demoralizzati perché pensavamo di non poter fare niente,
Per fortuna alla fine il Don in corsa ci ha concesso la possibilità di creare appunto il nostro presepe qui all'interno della grotta e quindi di corsa, perché si parla dei primi di dicembre, ci siamo trovati e con delle idee buttate giù velocemente abbiamo appunto deciso di realizzarlo qui. Non sapevamo precisamente come realizzarlo, lo stesso Don ci ha dato l'idea di poter riutilizzare questa bellissima copia della nostra chiesa parrocchiale che risale al 1995, chiesa realizzata interamente in legno, ritagliata dai volontari che all'epoca facevano parte del gruppo presepisti e che alla fine fanno ancora parte tutt'oggi, tant'è che questa chiesa appunto fu intagliata da Sergio Casarotto e da tutti gli altri volontari appunto. Intorno a questa chiesa poi abbiamo deciso di creare una scena popolare semplice, utilizzando ancora delle parti dei vecchi presepi, il lavatoio dello scorso anno, la stalla, e mettendo un po' di statuine ed utilizzando la vera grotta della Madonna per creare la grotta della Natività. La scena unica che questo presepe vuole raccontare appunto è quella della nascita di Gesù, come nel momento in cui cala la notte le campane della chiesetta cominciano a suonare e suonano veramente come avete sentito, si illumina la chiesa, il parroco, il chierichetto richiamano i fedeli alla messa e nello stesso momento la grotta si illumina dando il lieto evento della nascita di Gesù bambino. Ecco, ringrazio appunto tutti i nostri volontari, Augusto, Giuseppe, Sergio, Luigi, Dario, Luca, che quest'anno hanno fatto veramente un lavoro che per quanto possa sembrare semplice, è stato un lavoro veramente impegnativo, perché appunto i giorni sono stati pochissimi, solo il fatto di creare una copertura che ha resistito anche alla nevicata di questi giorni, lo possiamo vedere, non è stato semplice. Ci siamo impegnati, abbiamo lavorato al freddo perché abbiamo fatto tutto in esterna e quindi siamo comunque contenti e soddisfatti del nostro risultato. Tutto qui, speriamo per il prossimo anno di poter tornare nuovamente all'interno della nostra parrocchia, anche se tanti adesso ci stanno dicendo che il presepe allestito qui esternamente ha il suo perché, e quindi vedremo come andrà a finire. Il colpo d'occhio è davvero notevole, specialmente all'imbrunire con i vari giochi di luce. Mirko, ricordiamo dove siamo, fino a quando è visitabile il presepe e soprattutto chiudiamo con gli auguri per il 2021 che sta per iniziare. Certamente, allora siamo a Capriano di Briosco, raggiungibile facilmente con la superstrada 36, c'è un'uscita proprio diretta per Capriano. Il presepe è visitabile ogni giorno, quando volete, in quanto appunto essendo all'aperto non c'è nessun tipo di problema. Se lo volete vedere in movimento, il funzionamento parte dalle 15.30 fino alle 19.30. Concludiamo quindi facendo gli auguri a tutta Televalassina, a tutti i telespettatori, augurando un sereno, speriamo, 2021, nella speranza che qualcosa cambi per tutti noi. E niente, buon anno a tutti e alla prossima. Ciao ciao! Buon anno a tutti!